Envision TV, produzioni per la TV e il web. Il futuro del distretto calzaturiero delle Marche visto dalle scuole. Progetti innovativi per l'internazionalizzazione tra digitale e web. Studenti e imprese protagonisti al MICAM. Torna all'area Hospitality del distretto calzaturiero delle Marche all'interno del MICAM, la Fiera Internazionale della Calzatura a Milano. Dall'11 al 14 febbraio la Camera di Commercio di Fermo e la sua azienda speciale Fermo Promuove, unitamente agli altri partner dell'iniziativa, saranno al fianco degli imprenditori impegnati nella presentazione delle nuove collezioni. Presidente, qual è l'obiettivo della presenza istituzionale in questa edizione del MICAM, un'edizione sofferta ma anche un'edizione della speranza, possiamo definirla? Intanto è quella di essere vicino alle imprese e anche di favorirne la partecipazione, perché noi non l'abbiamo detto, però in maniera non particolarmente alta, ma contribuiamo per quelle piccole aziende che ne fanno richiesta anche economicamente affinché ci possa stare la loro partecipazione a Milano come nelle altre manifestazioni del mondo. La seconda è ormai ripetitiva, è quella di portare, oltre alle calzature, per quello siamo, ma portare anche altri prodotti del nostro territorio, quindi ci sarà il cappello nell'area Hospitality, ci saranno gli accessori, ci saranno i prodotti enogastronomici e noi sappiamo che sono apprezzatissimi e affollati. Direi anche che questo format è stato copiato da più regioni e anche da alcune nazioni, vedi il Giappone che almeno per quello che riguarda le passate edizioni spesso hanno portato anche loro un'area tipo la nostra. La seconda è quella di portare invece il mondo della scuola in modo che questi ragazzi capiscano come le aziende si internazionalizzano partecipando alle manifestazioni internazionali, questa è la più importante al mondo, che ci arrivano dopo aver fatto ricerca, collezioni di primissimo ordine, comunicazione con i mezzi che eventualmente hanno a disposizione e che ci sarà un seguito, perché poi i clienti vanno seguiti, vanno messi a punto anche quei modelli, quelle collezioni che loro magari dove hanno richieste diversificate e a questi ragazzi noi abbiamo proposto al ritorno che non sia solo uno spot ma che ci sia una continuazione e quindi con i professori abbiamo concordato che lavoreranno su progetti che vedono come migliorare l'internazionalizzazione di questa azienda, in particolare utilizzando quegli strumenti che i giovani sanno usare bene e capiscono benissimo come quell'azienda, se utilizzassero social, B2B, commercio elettronico destinato al consumatore finale o agli operatori, ecco, vedere quali possono essere i loro suggerimenti, cosa farebbero loro e riconosceremo anche a quelle proposte che sono più interessanti e anche così una forma di gratificazione. Questo serve anche per far sì che ci sia una maggiore consapevolezza della cultura della moda che il nostro territorio ha saputo proporre e conquistare il mondo. Un appuntamento il MICAM che edizione dopo edizione rappresenta l'occasione per fare il punto della situazione sulle problematiche e sullo stato di salute del distretto. Speriamo che arrivino tanti russi per questo territorio, perché è ancora il mercato che dà più lavoro alle aziende che lavorano qua. Ci sarà un problema con i cinesi che con il Capodanno cinese non li fanno venire in Italia. Finalmente saranno ascoltati questi imprenditori stavolta? Io credo che abbiamo anche in previsione delle elezioni e abbiamo portato avanti questi argomenti a tutti i livelli, ai livelli associativi, ai livelli politici di tutte le forze politiche italiane e anche a livello europeo, perché solo facendo sinergia, solo facendo un'azione unita abbiamo visto che le soluzioni più importanti vengono dall'Europa e se noi non ci presentiamo in Europa uniti e con chiarezza quello che vogliamo fare non ci riusciamo e finora è stato così.
Saranno 208 le imprese marchigiane protagoniste in questa edizione del MICAM, la fiera internazionale della calzatura più importante al mondo. 130 le imprese fermano-maceratesi, 9 meno dell'anno scorso. Massiccia la presenza delle scuole in questa edizione. Ci saranno 120 studenti fermani in prima linea nell'area hospitality per visitare gli stand accompagnati da professori e dirigenti, per parlare con gli imprenditori e conoscere il meccanismo della fiera internazionale di settore più importante al mondo. Obiettivo: avviare progetti mirati al futuro del distretto calzaturiero all'insegna dell'internazionalizzazione tra digitale e web. È una collaborazione che continua, ha una sua progettualità che parte da lontano, c'è questa collaborazione con il mondo delle nostre imprese, i ragazzi che sono presenti nelle fabbriche, la disponibilità dei nostri imprenditori ad accoglierli, una conoscenza appunto, una formazione didattica ma anche una conoscenza professionale. Ecco, tutto questo vede la regia della Camera di Commercio e dell'azienda speciale che ha mediato questo rapporto e lo ha reso visibile e concreto. Noi speriamo che questa collaborazione dia i suoi frutti, anche perché noi contiamo che il futuro sia nelle mani dei giovani. E quindi la conoscenza del nostro distretto da parte delle nuove generazioni credo che sia la carta vincente per uno sviluppo futuro. E in questo senso noi ci siamo e quindi crediamo di aver fatto bene. Ecco. Nello stand istituzionale marchigiano denominato Area Hospitality Padiglione 6 C0507 non mancheranno momenti formativi sugli aspetti che caratterizzano il lavoro delle imprese. Confermati gli appuntamenti mirati a dare visibilità alle aziende del distretto fermano-maceratese, numero uno al mondo per qualità. L'obiettivo dell'area hospitality del distretto calzaturiero è dare massima visibilità alle aziende protagoniste del MICAM, vetrina per raccontare al mondo la bellezza delle imprese fermane e maceratesi e far conoscere uno stile di vita unico. Carlo Cipriani, lei ha parlato di strategie. Quali sono le strategie da mettere in atto? Industria 4.0 e formazione per i giovani e le imprese? Naturalmente la formazione è il primo passo per poter avere competenze, per poter formulare strategie e quindi vincerle. Naturalmente sulla formazione Convindustria ci sta lavorando da tantissimo tempo. Formazione significa rendere più capace, più qualificato, più presente il nostro distretto anche nei confronti del mercato internazionale. Formazione significa ricreare quelle capacità artigianali che hanno fatto e fanno il successo del nostro prodotto. Da questo naturalmente poi parte anche un'altra attività che è quella di cercare di comunicare le nostre capacità, i nostri prodotti tramite adeguate politiche di marchio e presidiando quello che è la distribuzione internazionale. Oggi molte realtà distributive di livello internazionale insomma, reggono e fanno la regia del mercato. Naturalmente ecco, la formazione dovrebbe servire per poter recuperare i margini di competitività e di presenza sui mercati.